schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, ragazzi, che sta girando da un po' di giorni su YouTube, diciamo, e ho voluto portarlo, ok, lo sto portando un pochino in ritardo, però meglio tardi che mai, insomma ci ho avuto pure io altri cazzi da fa, per capisse, raga. Allora, in primis per fare questo glitch abbiamo bisogno della base operativa, un amico che ci darà una mano e un'auto da duplicare, o meglio l'auto che vogliamo duplicare. In questo caso io duplico la Sultan. Come avete visto, ragazzi, in questa base operativa ho solamente Sultan e Oppressor. Quindi passiamo all'amico. L'amico dovrà andare in un'attività di Rockstar, possibilmente una missione, e quando sarà dentro la missione, io qui vi ho fatto vedere un lavoro da titano, però qualunque, quando sarà dentro la missione dovrà chiudere la sessione. Noi che saremo nello stesso party con il nostro amico andremo ad unirci. Allora, io questo passaggio, ragazzi, lo faccio due volte perché ho la connessione un pochino lenta e prima che mi arriva il messaggio ci mette un po', quindi la prima volta lo vado a skippare quando arriva, come vedete è parecchio lento, e rischiaccio due volte tasto PS e vado a riunirmi e subito accelero. Come avete visto è più veloce il messaggio, accetto tutti quanti i messaggi, mi troverò fuori dalla base operativa, scenderemo dall'auto, ragazzi, scenderemo dall'auto per comprovare se l'auto c'è in mappa o meno. Come vedete l'auto in mappa non c'è, è come se non fosse nostra. E quindi a questo punto il glitch sta funzionando. Se invece voi vedete che l'auto in mappa c'è, rientrate nella base operativa e rifate il procedimento. Dopodiché che cosa dovete fare? Andate in un garage, quello più vicino a voi, entrate nel garage che dovrà essere pieno o di LGRH8 che sono gratis, oppure di faggio, ragazzi. Io ho anche qualche faggio perché stavo provando a farlo diversamente, però ho preferito portare questo invece che l'altro. E uscite fuori con la faggio o la LG, quello che volete voi. Come vedete l'auto rimane lì e voi la dovete solamente mettere nel garage, ragazzi, non vi chiederà nulla, come adesso andremo a vedere, e la duplicazione sarà avvenuta. Quando entreremo ci sarà un piccolo bug, si sdoppieranno le auto e avremo, diciamo, la nostra duplicazione. A questo punto io la riprendo per ritornare nella base operativa. Scusate i tagli, però il video era lungo, quindi diciamo ci sarà qualche piccolo taglio. Rientro nella mia base operativa, potrei anche rientrare con il veicolo, però entro a piedi tranquillamente. E a me, ragazzi, è successa una cosa strana, ad alcuni non succede, ad alcuni succede. Allora, che cosa è successo, ragazzi? Che quando io rientro nella base operativa la macchina è invisibile, non c'è. Adesso andremo a vedere. Diciamo che c'è, ma non c'è. Non la vediamo. Come avete visto, non si vede da nessuna parte l'auto. Quindi che cosa dobbiamo fare? Basterà dirigerci verso il punto azzurro e fare lo scambio anche con un posto vuoto. Non c'è bisogno. Come vedete, c'è, ma non c'è l'auto. Però al momento in cui li cambio di posto l'auto torna visibile, ragazzi. A questo punto ritorniamo nell'auto e ripetiamo il glitch. Andiamo ad unirci al nostro amico. Io la prima volta lo skippo il messaggio, cioè premo cerchio, e la seconda volta lo accetto. Però faccio questo perché la mia connessione è lenta, ragazzi, quindi accelero, accetto tutti i messaggi. Allora, può capitarvi che vi succeda questo, che vi rimanga la schermata nera. Nessun problema, ragazzi, non vi allarmate, l'importante è che rimanete in questa schermata nera. Che cosa dovete fare? Riavviate un'altra volta il party, entrate in party, fate un ICT un'altra volta tramite party e accettate tutti i messaggi.
vi ritroverete buggati nuovamente, magari buggati diversamente, non si bugga tutte le volte alla stessa maniera. Scendete dall'auto per comprovare se è invisibile in mappa o meno. Come ho già detto, se la vedete in mappa rientrate nella base operativa e ripetete il glitch. Vi dirigete verso il vostro garage, uscite con un veicolo ed entrate con la Sultan. Ragazzi, io vi lascio al resto del video giusto per farvi vedere come funziona, però il glitch è semplicissimo. Si può fare anche con il centro operativo, perché stavo provando a farlo con il centro operativo e si può fare anche con il centro operativo, però non so se tutti hanno il centro operativo, se non lo hanno, però io suppongo di sì. Però se volete quello con il centro operativo, che magari può risultare anche più rapido sotto certi punti di vista, lasciatemelo nei commenti e cercherò di portarvi anche quello del centro operativo, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.